Io tengo un draio, una bocca rossa come una cerasa, una pelle profumata e fronte rosa. Io tengo un draio, volevo offrirti pagandolo anche a rate. Ci piace tantissimo Salerno, abbiamo scelto nel centro storico. Crediamo nei salernitani. Facciamo pizza a portafoglio, come ben vedete, la nostra pizza a portafoglio piegato come la fanno a Napoli. Poi facciamo la rosticceria napoletana, panini napoletani, croccate, arancini, frittelle, un po' di tutto, tutta la rosticceria. Ho fondato l'associazione APC, Associazione Pizzaioli Campani. Qui abbiamo il nostro campione maestro pizzaiolo Salvatore Iorio, campione del trofeo Caputo. Oggi chi fa la pizza ci vuole il cuore, la passione, l'amore, ci vogliono i prodotti tipici. Se tu vai a comprare un prodotto qualificato e facciamo una buona pizza, ci mettiamo un prodotto, esce una pizza della regina, ma ci vuole la regina Margherita, ha mangiato la pizza perché il fior di latte, il basilico, il pomodoro è la materia prima di una pizza. Lui è il nostro maestro, facciamo corsi di formazione, corsi di aggiornamento, facciamo un po' di tutto. Si prova emozione, si prova una bella cosa. E poi anche una soddisfazione dette da loro, che sono pizzaioli, che lo fanno da mestiere, da piccolini pizzaioli. È bello quando senti dire, wow, cambiò, si proprio cambiò. E questa è una soddisfazione rossa. Da dove viene lei? Vengo da Castel di Sangro, provincia dell'Aquila. Ho una pizzeria, ristorante a Castel di Sangro, che si chiama la Pizzeria Napoletana Il Sorriso, che faccio anche la pizza gourmet. E sono 12 anni e ne sono fiero. Io tengo un drive, volevo offrirti pagandolo anche a auguri. Grazie, siamo in diretta. Che pizza, venite tutta via Antonio Mazza, Salerno. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capumarola angoppa, capumarola angoppa. Ma tu voliva pizza, a pizza. È una soddisfazione per la categoria, è una soddisfazione personale per chi apre, perché oggi è molto difficile aprire e già avere un coraggio del genere c'è da apprezzare. Io a Mario, come auguri che gli faccio e come lo faccio a tutti quelli che aprono delle attività, è di non avere mai aver bisogno dei collaboratori, se lo deve vedere lui in prima persona, così si riesce ad andare più avanti, più facile, e si riesce a lavorare molto di più. E poi un'altra cosa, ho visto il localino piccolino, Mario, non ti permettere di aprire le cose grandi, perché ricordati che le piccole diventeranno grandi, ma i grandi chiudono, i grandi chiudono sempre, perciò ti auguro che questa piccola pizzeria ti dà tante soddisfazioni, come tu ci dai tanto impegno, cuore, professionalità e tutto quello che tu ci puoi dare, perché per il lavoro si abbandonano le famiglie, i figli, ma almeno si dà anche soddisfazione, perché quando tu esci con tua moglie, con i tuoi figli, i soldi vengono da lì, da quella cassa, e se tu non gli dai amore, cuore, fantasia, secondo me non puoi avere il ritorno dalla cassa, perciò questo è l'augurio che ti do. Fior di latte che dà anche un pochino di sapore in più alla pizza, non disprezzando i maestri, la pasta è la pasta, ma il fior di latte è quella che dà proprio il top della pizza. E specialmente se usiamo i prodotti di Agerole, che oggi sono il top. Una pizza gourmet logicamente si fa solo con fior di latte di Agerola, e fortunatamente ci siamo riusciti. Ragazzi, Mulino Ambrosio, linea Sorrentino, forno elettrico, sa da sapeva qualcuno. Pigliate la pizza, la pizza, la pizza, capumarola angoppa, capumarola angoppa. E mangiate la pizza, la pizza, la pizza, capumarola angoppa, la pizza insieme a me.